50.000 mi piace ragazzi, e nel prossimo video sbustamento di carte Pokémon andrò a sbustare Anakin. No, non è vero ragazzi, 50.000 non li faremo mai, però puntiamo ai 50, dai. E sì, lo sapete già benissimo, mi sono appassionato alle carte Pokémon. Io a sto giro, prima che voi andiate a cliccare su tutti i link in descrizione, perché magari avete bisogno di delucidazioni per l'evento di Puni Puni, passato, il prossimo, il futuro, non so quando voi vedete sto video, però magari avete bisogno, in descrizione c'è il link. Però, prima che voi facciate questo, io vorrei andare a sbustare questa tin di Boltund, di Destino Splendente. Pare che sia una bomba questa espansione, io mi fido, e non vedo l'ora di sbustare e trovare un sacco di shiny. Ragazzi, sapete che io adoro i Pokémon shiny, fatti su Twitch, fatto, vabbè, lo sapete, ve l'ho già detto mille volte. E quindi noi andiamo subito a sbustare. Anche se in realtà non ero molto convinto di aprire la tin, però ho detto, boh, ciao, sapete che voglio collezionare, voglio guadagnarci, ragazzi, non ve lo nego. Però mi sono preso questo ETB, questo... com'è che si chiama in italiano? Set allenatore fuori classe, mamma mia che nome gli danno, di Destino Splendente da tenere. Però, chi lo sa, se raggiungiamo tanti like, come dicevo prima, magari li superiamo i 50, andrò a sbustare pure quelle TB, quelle set allenatore fuori classe. Però, prima di sbustare, ragazzi, le carte devo sbustare lui. Che bello, si può sbustare molto semplicemente, sono stati furbi, chissà cosa si troverà. Fare una plastica meno scam. Allora ragazzi, all'interno non so quante buste ci saranno, però adesso lo scopriremo. Andiamo a togliere il coperchio. Abbiamo la nostra card di Boltund shiny, molto molto bella. Non so se è promo o che cosa, però boh, lo scopriremo. Anzi, la metterò subito nel quadernone. Noi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 5 bustine, ragazzi. Cambiamo inquadratura perché voi ormai l'avete già capito, c'ho la webcam sotto il mento, quindi andiamo a cambiare inquadratura. Ecco qua, le nostre 5 bustine sono 2 Dragapult, 1 Zardone, 1 Toxtricity e un Corviknight. Direi che i nomi ci sono, però prima, mamma mia quanti prima che ci sono, prima di fare questo, prima di fare quell'altro, però ragazzi c'è Marcello, il bilancino bello, e io sono curioso di vedere quanto pesano. Vai, accendiamo il bilancino, ti stai bilanciando. Non si vede una mazzetta, però magari qua sotto si vede meglio. Ok, 0-0. Andiamo con il nostro Dragapult, che pesa 22,32. Quindi tu ti metti qua, al momento sei il più pesante. Non l'avrei mai detto, ma sei il più pesante. Secondo Dragapult, 22,31. Sono praticamente uguali. Tu sei più leggero, quindi sopra. Toxtricity, 22,37, il più pesante di tutti. Non credo che c'entri qualcosa al peso a sto giro, però io voglio vedere. Poi, questo era Corviknight, 34, era Corviknight, sì, 34, quindi lo mettiamo penultimo. E per ultimo, mi sembra il più leggerino questo, lo Zardone, tac. Infatti, no, è quasi il più pesante, di pochissimo, quindi sarà il penultimo ad essere aperto. Spegniamo Marcello. Poi se volete cambiargli il nome glielo cambiamo, non è un problema. E iniziamo con il primo Toxtricity, ragazzi. Mamma mia, sono stracurioso. Non so se c'è qualcosa di bello grosso, io vorrei trovarlo però. Allora, il trick cos'è, da 4? 1, 2, 3... E 4, giriamo, c'è una... sì, tutto al contrario. Allora, energia psico direi, energia occhi fatati,
Tuoki, Tuakei, brutto forte, Scudo rovinato, Rotom, Spinarak, Shinx, spettacolo Shinx, Koffing, attenzione, Horsey, Grookey, giustamente. Rookie di Shiny, ragazzi! Voi, giuro, lo giuro, il mio primo Shiny su spada e scudo è stato Rookie D, detto Rockomi. Ma, cioè, veramente impazzisco. Rookie D, bellissimo. Tra l'altro non usavo cos'è, Masuda, ma facevo il chain, cioè un bordello, era incredibile. Vediamo dietro che cosa c'è. Nulla di interessante. Abbiamo Manaphy, fantastico, primo Baby Shiny Rookie D, bellissimo. Sono stra felice. Cioè, per me abbiamo già vinto, ragazzi. Sono stra felice. Prima bustina Baby Shiny così. Seconda bustina, sempre Dragapult. Vediamo se riusciamo a non devastarla. Invece no, devo devastarla. Mamma mia, sono straemozionato. Cioè, sarà un caso, come volete voi, però a me queste cose qua piacciono da morire. 1, 2, 3, 4. Energia fuoco! Energia erba. Energia erbaccia. Poi Luxio. Floatzel. Floatzel. Ecco. Darrtrikkes. Kufanat. Bellissimo. Detto Ivano. Buizel. Yanma. Trapinch. Ci siamo quasi. Oh, un altro Baby Shiny Snom! Incredibile. Lui non mi ricordo se l'avevo shinyantato o l'ho trovato. Vabbè. Sì, perché lui era verdino. Lui è verdino, non sembra. Ma era verdino, se non vado errato. Veniamo dietro a chi c'è. Nulla di interessante. Un allenatore, attenzione, potrebbe essere qualcosa di buono. Ordine del capo, niente, stavo scherzando. Quindi buono. Due Baby Shiny. Fantastico. Terza bustina. Corviknight. Questa pesava... era la via di mezzo. Era... oh, questa è la boa, eh. Il giro di boa, ragazzi. Comunque era 22-34, una roba del genere. Uno, due, tre, quattro. Sbam. Ci siamo. Energia acqua. Non ci interessa. Rotom. Spada rovinata. Luxio. Ma vi immaginate che adesso c'è Charizard? Pazzesco. 400 euro di card? No, impossibile. Nikit. Però dopo l'ultimo evento di Punipuni, cavolo, me lo merito. Perché aver speso 420k per un doppio Z. Vabbè. Grossifleur. Cacnea. Un altro Kufant. Questa è la penultima. No, Buizel. Eccola qua, la penultima. Un altro Baby Shiny, Morpico. E che è Morpeco. Dietro. Ma quanti Baby Shiny, impazzisco. Dietro, nulla di interessante. Ricerca accademica. Cioè, tre bustine, tre Baby Shiny. Mamma mia, se mi hai visto una roba del genere? Oh, però, ragazzi, adesso abbiamo lo zardone. Guardate che bello. Io lo voglio. Io lo desidero troppo. Non ho mai avuto un Charizard bello, soprattutto shiny, nelle carte. Anche perché di carte ne avrò 50. Però io me lo sento qua, ragazzi. Sto tremando. E qua dentro. Qua dentro c'è. Me lo sento troppo. Sono giorni che me lo sento. Detto così è anche brutto, però. 1, 2, 3, 4. Boom. Se qua l'energia a fuoco, do fuori di matto. Invece no. Energia cos'è? Metallo.
acciaio, sono gli acciarini, vabbè, cosa sto dicendo, sto impazzendo, vai, energia, spada rovinata, Rotom, Eldegoss, Trapinch, Yanma, Koffing, Morpico, bellissimo. Ancora una dovrebbe essercene, ok, Horsi, questa è la penultima, questa è già una holo reverse, quindi ballino fantastico, e non ci sarà una mazza anche qua dietro, Zarude, peccato, peccato, ci avevo creduto, però ragazzi abbiamo l'ultimissima bustina che non si vuole aprire. Questo è un bel segno, ragazzi, quando fanno così è un bel segno. Impazzisco, do fuori di matto, tac. 1, 2, 3, 4, boom, vai, ci siamo. Energia, cos'è energia? Cos'è questa energia qua? Energia. Ballino, come avevamo finito prima, ricominciamo. Cramorant, bellissimo shiny Cramorant. Ero deciso per se prendere Boltund o Cramorant del team, però vabbè. Toki, Trapinch, Buizel, Koffing, Shinx, ci siamo, Grookey, Holo Reverse di Zarude, per favore, non ci sarà niente. Oddio, perché era il contrario questa? Perché? Fossilia di Stratis. Ma esiste davvero sta carta? Esiste sta carta? E soprattutto perché era il contrario dentro? È una scammata? What? Boh, vabbè. Non lo so. Adesso mi informo perché sta roba qua mi manda fuori. E ragazzi, direi che il pool abbastanza buono, anzi direi ottimo, perché su 5 bustine abbiamo una com'è che si chiama sta qua? Boh, non lo so. 67 di 72, non lo so. E una full art, direi, una full art, 3 baby shiny e 2 holo reverse. Comunque pool ottimo. Ragazzi, mi raccomando, tutto dipende da voi, almeno 50 like e andiamo avanti, probabilmente con l'ETB di Destino Splendente, se no ho un sacco di roba anche vecchiotta, perché l'ho trovata a lavoro, non so, vi dicevo, collezione Poteri Alleati che adesso sta andando di brutto, e boh, niente ragazzi, lasciate like, eh? Noi ci vediamo alla prossima, che probabilmente la prossima sarà o un video su Puni Puni o una bella live, va bene? Bella lì, buona domenica. Ciao ciao.